Direttore sportivo Filipponi del Campobasso, che gara è stata? Sicuramente nel secondo tempo ha preso la piega sbagliata, avete avuto poco coraggio nel primo andando a cercare qualcosina in più rispetto a quello che avete mostrato, direttore? Beh, sicuramente il primo tempo abbiamo giocato come sappiamo, cercando di aggredirli, cercando comunque di fare la partita. Secondo tempo questo gol ci ha un po' così messo in una posizione di difficoltà e non abbiamo reagito in maniera così confusionaria, però avevamo davanti una grande squadra, quindi sapevamo che comunque qualche problemino ce lo creava, quindi niente, la partita poi si è infilata così. Poi il secondo gol, secondo me, forse viziato da un fallo. Ma le volevo chiedere proprio questo, perché vibranti le proteste. L'arbitraggio è stato un po' così, verso quella direzione, molto corpo a corpo, molto fisico. Quindi anche lì l'arbitro ha deciso di far continuare l'azione, ma forse diceva poco, perché non so quando mancava al termine della partita. Sì, mancava davvero pochi, credo un minuto e mezzo rispetto all'extra. No, quello che dispiace è che poi abbiamo avuto la munizione di Grandis, l'espulsione di Criso Vergis. Questo non doveva avvenire, al di là del gol del 2-0, tanto 1-0, 2-0 cambia poco. Come si riparte, direttore? Perché poi in settimana, insomma, bisogna rimettere benzina nelle gambe, ma rispetto al finale che ha appena elencato e descritto, forse tanta benzina in testa. Beh, sicuramente sì, perché comunque avevamo grande entusiasmo, è normale che la partita di domenica un po' ce l'ha tolto contro l'Atletico Ascoli. Oggi è normale che te ne sottrae un altro po', però se il Campobasso è una squadra che vuole ambire a vincere il campionato, normale che dobbiamo azzerare tutto e mettere forza nella testa più che nelle gambe. La classifica dice che sicuramente con l'incursione dell'Avezzano potrebbe vincere tranquillamente una formazione con i colori sociali rosso e blu, che sono la vostra, ovviamente, la San Benedettese, l'Aquila, e poi, dicevo, i biancoverdi dell'Avezzano, che hanno vinto una gara importante. Si giocherà fino alla fine o le prossime giornate potrebbero già dirci qualcosa di più concreto? Allora, io credo che oggi la nostra sconfitta ha rimesso tutto in gioco. Cioè, una vittoria del Campobasso all'Aquila avrebbe ammazzato il campionato e forse una corsa a due noi e la Samb. Così siamo tutti dentro. Allora, in bocca al lupo e un saluto a mister Pergolizzi. Non so se ci può dire perché ha rifiutato le interviste, ma credo per trovare un po' più di tranquillità. Ma sì, il mister in questo momento, magari, dove anche lui, no, siamo un po' tutti feriti, perché certo, è normale, quindi ha preferito un attimo rimanere tranquillo e niente, sono venuto io.